Rideva senza motivo, danzava senza musica, non aveva amici, ma era la creatura più amichevole della scuola. Era elusiva, era oggi, era domani. Era il profumo sfuggente di un fiore di cactus, l'ombra fugace di un gufo stregato. Non sapevamo come comportarci con lei. Tentavamo di fissarla a una tavoletta di sughero come una farfalla, ma lo spillo la attraversava e lei volava via. L'hai vista? Le hai parlato? Sì, Stefano, che va di partecipare al nostro programma, signor Vente. Esattamente. Tutti la odiano. Ma collezioni sassi? No, è il mio carrello della felicità. Quando sono felice metto un sasso, quando sono triste invece ne tolgo uno. Benvenuti a Sedia Rovente! L'ospite di oggi sarà Star Girl! Vedevo, ascoltavo, capivo, soffrivo. E continuavo a pensare alla domanda del signor Saguaro. A chi tengo di più? A lei o a loro? Ma non mi impressiona, mi evitano tutti. Star Girl? Star Girl? Che razza di nome sarebbe? Io mi chiamo Susan Caraway. Susan? Sei tu? Quasi non ti riconoscevo. Le piacevi, ragazzo? Sì. L'ha fatto per te, sai? Che cosa? Rinunciare a se stessa, per almeno un po'. Ti amava fino a questo punto. Che incredibile fortuna che hai avuto. Quando tento di richiamare alla memoria quel periodo, i ricordi si fanno sfocati, gli incidenti sembrano susseguirsi, mescolarsi, i fatti diventano emozioni, le emozioni diventano fatti, testa e cuore sono storici litigiosi. Sono storici litigiosi. Scena 4, chapter. Azione! Melanzane imbottonate, si devono tagliare le melanzane per il lungo, poi si aggiunge abbondante parmigiano e basilico, molto importante, si friggono in abbondante olio, poi le melanzane si scolano, si possono mangiare o così aggiungendo di nuovo un po' di sale, oppure si dispongono su una teglia, si mette il sugo, formaggio, melanzane, sugo, formaggio. E si possono mangiare così, se no si possono mangiare anche semplici fritte e basta. Melanzane imbottonate nel dialetto. Melanzane ricche. Va bene. Grazie. Brava, molto leggera.